Buongiorno, allora questo vlog oggi inizia molto tardi. Buongiorno, che cosa non faccio le 2 del pomeriggio comunque, va bene? Stamattina poi non sono riuscita ad andare all'ASL perché ho avuto da fare in casa e adesso non sto andando da mio fratello perché ovviamente, ieri mia mamma mi ha detto che mio fratello aveva bisogno di una mano oggi, non so, per fare cose a casa sua. Dunque adesso sto andando da lui, molto probabilmente sarà per guardargli da bambina, visto che domani è il suo compleanno e chissà che dovranno montare, non ho capito se è bello, un tendone, non ho capito cosa. Comunque probabilmente io dovrò andare appunto lì da lui per guardare la bambina, mentre loro, cioè lui e la sua ragazza, montano il tendone. Comunque io non so bene che cosa ho mangiato, però mi sono venute fuori tutte le bolle nel viso. Probabilmente mi avrà fatto allergia a qualche cosa, però non ho completamente idea. Comunque vabbè, adesso vado, che sennò si fa tardi, anche perché alle 2 devo essere da lui, nel senso, e sono già alle 1:30. Infatti adesso lo metto in moto, scusate per la musica, però comunque adesso andiamo, che sennò da che ero in anticipo faccio tardi. Ok, sono arrivata a casa di mio fratello e praticamente tutto quello che si vede da casa di mio fratello è tutto questo, cioè è una cosa molto spettacolare. Mio fratello sta in questo cancello qua su, cioè è uno spettacolo, tutto questo è veramente uno spettacolo. Comunque adesso vado, che così mi vado a spasciocchiare un po' la mia nipotina. Sono appena venuta via da casa di mio fratello, adesso devo passare da casa a lasciare questo scatolo che è il regalo di compleanno di mio nipote, e poi domani devo passare anche per gonfiare questo palloncino qua che adesso non vedete, poi ve lo farò vedere per bene. Comunque adesso vado perché sennò poi faccio tardi anche al lavoro. Ci vediamo dopo e lascio anche la ricetta per la visita specialistica, per una visita che devo fare a mio babbo, poi se la faccio con le assicurazioni. Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa. Poi oggi praticamente non dovevo aiutare mio fratello a montare questa cosa, ma dovevo stare dietro a mia nipote, nel senso dargli da mangiare, giocare con lei, farla addormentare, insomma le cose dovrebbe fare la mamma, o una babysitter l'ho fatta io, vabbè comunque. Infatti mi sono divertita tantissimo con lei oggi. Poi anche dispettosina, però è tanto adorabile. Infatti domani è il suo compleanno, non vedo l'ora, così domani la rivedo. E appunto poi domattina devo andare a gonfiare il palloncino che gli avevano comprato, perché ovviamente mio fratello e mia cognata non hanno tempo, comunque devono anche preparare per domani. Poi forse dovrò passare dai miei nonni per prendere delle tovaglie, non ho capito bene, mia mamma mi ha detto così, vabbè. E poi niente, andare a prendere il mio ragazzo a casa e poi si va a casa di mio fratello appunto per il compleanno della bambina. Non vedo l'ora, oddio quanto è bella la bimba, è bellissima, ma non lo dico perché è mia nipote, ma proprio perché è proprio bella come bimba. Certo, ci sono anche di più belli come bambini, però lei, c'ha quel che è, c'ha due occhioni spettacolari. Comunque adesso andiamo a casa che ho anche un pochino di fame, non tanta però un po' sì. Comunque adesso vado a casina, mangio e poi penso vado a letto, perché domattina ho la sveglia presto, perché appunto, scusate, appunto devo alzarmi, farmi la doccia, mi devo lavare i capelli e poi appunto devo andare a fare quelle commissioni che vi ho detto. Quindi adesso andiamo, sennò poi rischio di arrivare a casa e non dormire proprio un tubo. Già che io sono una dormigliona numero uno, quindi adesso andiamo.
Poi ho preso anche, oltre al regalo dove di compleanno, gli ho preso anche praticamente questo qui, diciamo un dadino, degli Happy Meal che diamo noi al lavoro. È morbidoso, tanto basta che gli taglio questo qui di plastica e poi è molto peluscioso, quindi non dovrebbe creargli problemi. Gli ho già preso anche la scimmietta e poi gli ho preso anche questo adesso. Sono appena arrivata a casa, infatti adesso vado su, e da quando sono uscita dal lavoro, quando sono uscita dal lavoro la situazione nebbia era abbastanza tranquilla, però nell'ultimo pezzo questo per arrivare a casa veramente era, non si vedeva niente, cioè io andavo praticamente a un po' a intuito perché c'avevo la macchina davanti per fortuna, non si vedeva assolutamente niente. Comunque, io vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte e ci vediamo al prossimo video.